Buongiorno! Sì, riprenderò anche a fare dei video normali che non siano vlog. Ho tante cose in mente, ma ho iniziato a fare palestra. Se mi seguite su Instagram e Facebook lo sapete già. E quindi il tempo proprio adesso non c'è più. Infatti ho la casa che è un casino assurdo e oggi dovrò anche fare quello nel pomeriggio. Comunque, buongiorno! Oggi è sabato 19 marzo, quindi auguri a tutti i papà, compreso il mio che non vedrà mai questo video. E niente. Abbiamo deciso di vloggare perché stamattina, non so se vi ricordate, ho regalato a Manuel il Weber per appunto Natale e compreso con l'acquisto del Weber c'era un corso di barbecue e quindi stamattina lasceremo il nanetto piccolo della nonna, è già una tragedia perché non andiamo mai via senza di lui. Il nanetto piccolo della nonna, la nana pelosa resterà ovviamente a casa e noi andremo a fare questo corso di cucina che durerà 3 orette. Quindi meglio che mi spicci perché ovviamente siamo già in ritardo. Ah, questo è hot stuff di mula che è fantastico, io lo amo. Siamo dei genitori single stamattina. Stai dicendo? Merda, che è la nonna. È della nonna, non voleva che andassimo via, voleva venire anche lui. Vediamo se riusciamo a filmare qualcosa durante il corso. Comunque stavo dicendo a Manuel che viviamo in un paese di bigotti. Vabbè che Sarcedo, cioè, conterà tipo 5-6 mila abitanti in tutto e di cui penso che su 5 mila almeno 4.500 sono vecchi. Vabbè, lasciamo perdere. Ma ti guardano malissimo perché hai un rossetto viola. Poi ci sono le vecchie che vanno in giro col fondotinta di 10 colori più scuri, le labbra ridisegnate fuori di 1 cm, magari con una matita di un bel rosso, e le labbra dentro il nude perché sta ben così, no? E quelle vanno bene, sono normali. Tu che hai un rossetto viola figo, no, non sei normale perché è viola, capito? Non è rosso, non è. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Devo Penso niente, devo andare a cucinare adesso io. Siamo andare a anche in cucinare. ritardo. Cioè, Manuel non vede l'ora di andare perché spera di mangiare, no? Per altre cose. Vero, amore? Fidi te. Magari è solo teorico, cioè Sì, neanche una teorico, salsiccia, parla per te neanche. stesso se sono teorico. Si sa già tutti quelle cose lì. Comunque io stamattina ho bevuto il caffè a casa dei miei e io non riesco a bere il caffè senza il latte, cioè proprio mi fa schifo. Mia mamma prende solo il latte di soia, pensavo di avere ancora dei brichetti miei di latte, là invece non ne avevo. Alle 9 del mattino ho bevuto il caffè corretto con la prugna, adesso sto malissimo. Ecco, niente, volevo condividere con voi questa gioia. Vediamo se riusciamo ad arrivare. In cottura. Ovvio, chi ha il dispositivo di cui parlavamo prima fatto a conchiglia, diciamo, quello ovale, e lì si cucinerà direttamente sopra le in mezzo alle braci. Quindi non sulla griglia, direttamente No, sopra. no, vanno posati sopra le braci. Il complessivo del gusto, diciamo, amarognolo o comunque erbacio delle verdure. Idea, stessa una Sì, universali, vanno bene per qualsiasi modello. È grande e intero. E più facile è cuocerlo e più omogenea viene la cottura. Quindi evitate di cuocere le fettine di carne, è meglio sempre fare il pezzo intero e poi scalloparlo dopo la siete a cottura. casa. Questa miscela la fate usando magari il mixer. Col mixer riuscite a frantumare le particelle di acido e di grasso in maniera più piccola e la senape me le tiene legate mentre sono piccole. Dobbiamo passeggiare prima. Quindi tutto bello quello che hai detto, ma andiamo ad assaggiare un attimo. Il mio collega ha fatto il corso a Yummy. La crosta si è asciugata. Aspetto 10. Commenti a caldo di Manuel sul corso. Il risotto non c'entrava un cazzo. Ecco. È stata una cosa in più per tutti perché nessuno farà mai un risotto nel barbecue. Però era Perché buono. chi ha il barbecue ha anche una cucina dentro casa, ma fa un risotto. Giusto, però era buono.
Stessa roba. Cioè adesso avete visto tutte le cose che hanno preparato, no? Cioè le vedrete, le avete viste. Il pollo è una cosa assurda, meraviglioso. Io odio il pollo, io odio i carciofi e le melanzane, era tutto buonissimo. Dove stiamo andando, amore? Alle caprette. A vedere le caprette. Capete, ma sei stato bravo stamattina della nonna? Sì, adesso andiamo a vedere i capretti. Lì c'è il regalo per la festa del papà e del papà. Quando glielo dai? Piantine da piantare. Caduta. Ciao! Ciao amore! Ciao! Ciao Fagianella! Ciao! Chi c'è lì? Ale. E bisogna fare gli auguri al papà. No, perché vuoi tagliare l'erba. Vuoi dargli una mano a tagliare l'erba? Sì, va bene. Tagliare il papà. Va bene. E il regalo quando glielo dai? Al papà. Al papà. Papà. E la cartonella, che gli auguri, eh? Chiedi al papà se gli piace il regalo che gli hai fatto per la festa del papà. Chiediglielo. Grazie, papà. Grazie. Anche tu, Indira. Senti che lo rompe subito. Bene, abbiamo acceso la stufa, anche se non servirebbe, però almeno stasera è già un po' caldo dentro la stanza. Adesso Manu è giù che taglia l'erba e io mi devo mettere a fare un po' di pulizia, anche perché poi mi devo mettere a stirare. Ale qua che gioca col suo treno. Volevo farvi vedere la tinta appunto di Mulek, dopo aver mangiato tutto quello che avete visto, bevuto il caffè, è ancora abbastanza a posto, manca solo, è un po' sbiadito qui il colore, però cioè sono fantastiche assolutamente. Adesso mi strucco anche perché mi dà fastidio, cioè mi sento la pelle untissima, anche perché mi hanno tolto la pillola, perché mi hanno trovato appunto delle cisti, mi hanno tolto la pillola e adesso devo tornare a fare la visita, però sta cosa mi sta uccidendo, sono piena, strapiena di brufoli, me ne escono tipo 2-3 ogni giorno, è una cosa assurda, infatti non ce la faccio più, e sto lì a creme, argilla, maschere, e... ecco, quindi speriamo risolvano la cosa in fretta, mi devo mettere a fare qualcosa. Ecco, mi sono struccata, questa è la situazione, non so se riuscite a vedere. Che schifo, questo mi fa un male vigliacco. Adesso passo lo stick, quello che mi sono fatta al tea tree, per disinfettare un po' sta pelle, ma è una tragedia. Se avete consigli, creme, qualcosa da poter usare finché appunto non riesco a fare, cioè finché devo aspettare di andare a rifare la visita per avere la pillola, ma è veramente una tragedia. Brucia. Mamma che male, ragazzi, cioè non potete capire. Mi vergogno anche. Cioè vado in palestra, cerco di struccarmi, ma cioè io mi vergogno ad andare in giro così, una cosa assurda. Nel naso no, qua ce n'è, qua che anche qua c'è una tragedia, una tragedia. Poi sono anche in fase di arrivo ciclo e quindi e poi c'è magari chi mi dice ma cosa di trucchi, uso solo prodotti naturali per il viso, quindi sì, cioè non posso andare in giro in questa maniera. Sto vloggando, il mio contadino, spiegaci cosa hai piantato, questa insalata. Cipolle, sedano, prezzemolo e dopo basta. Patate e tegoline. Patate dove?
Patate, dai, tegoline. Qua. Cosa vuoi, amore? Oveto. Un ovetto. Popopopanda. Tira via le mani dal naso, che hai sempre le mani nel naso. Bravo, cos'è che vuoi? Oveto popopanda. Di chi? Oveto popopanda. Di popopanda. Oveto. E come si dice? Tiache. Grazie, me lo dici dopo quando te l'ho dato, ma prima cosa mi dici? Ti? Ti bevo. Ma via le mani dal naso. Ehi! Tira via le mani dal naso, se no niente oveto. Dai! E dimmelo bene. Cosa mi devi dire? Ti bevo. Bravo, non si è visto bene. Ti bevo, mamma. Amore. Ma è oggi che giorno è? È la festa del... scuola. No, della scuola, del pa... scuola dei bimbi. No, scuola dei bimbi, la festa... Tira via le mani dal naso. A chi è che devi dire auguri? Chi è che devi dire gli auguri oggi? Chi è che ha fatto gli auguri? Auguri, mamma. No, la mamma, amore. Al... auguri, popa. Tanti auguri, popa. Gli abbiamo dato anche il regalo, vero? Tanti auguri, popa. Grazie, amore. Tanto buon, mamma. Grazie. Mandami un bacio. Grazie. Adesso cos'è che vuoi? Cos'è che vuoi? Oh, l'orologio. Neanche messo l'orologio. Ma tu cos'è che vuoi adesso, scusa? Oveto. Di chi? Oveto pupanda. Te stelo diamo, amore. Bene, è sempre sabato 19 marzo, però ho deciso di... non so, terminare così il vlog, perché sono le, non lo so, saranno le 9:30. Io sono appena uscita dalla doccia e quello che avete visto, ce lo vedete anche qua, è il mio braccio. Sono tutta un punto rosso. Mi pizzica la pelle e ho messo semplicemente olio di mandorle dolci, che sto utilizzando da un bel po', infatti me ne resta tanto così, non mi ha mai fatto sta reazione. E stasera sta succedendo questo. Cioè sono... guardatemi. Non so se avevo l'acqua troppo calda, ma, no, ma è una cosa assurda. Mi sto autodistruggendo. Poi vogliamo parlare dei capelli? Che da quando mi hanno tolto la pillola ho la cute grassissima che mi prude da morire. E quindi gli shampoo che utilizzavo prima non vanno più bene. E non so più cosa cercare, visto che li ho cercati per un bel po' di tempo. Avevo trovati questi, mi trovavo bene. E niente, mi sto autodistruggendo probabilmente. Cioè io veramente non so più cosa fare. Adesso proverò ad asciugarli, vediamo cosa succede, se riesco, se non mi restano in mano. Perché a questo punto, cioè ho 31 anni, compiuti da un mese e 9 giorni, e io mi sto autodistruggendo. No, amore, guarda che ti fai male. Cosa fai con l'orologio? Dammi qua l'orologio. Dammelo, per favore. Grazie. Sì, è meglio che lo metta su, così controlliamo anche il battito, se c'è ancora. La spazzola per i capelli, amore. Meglio di no. Niente, li lascio così. Cioè, ho asciugato solo le radici perché... non voglio andare a stressarli ulteriormente con il phon e dito davanti, scusate. Anche perché mi sono dimenticata prima di dirvi, io sono iscritta a una pagina Facebook, sarete iscritte in tantissime, presumo, che è MAC Cosmetics. Lascia stare, scaldasonno! MAC Cosmetics fanpage, insomma, qualcosa del genere. Cosa fai su qua? Hai bevuto il latte? No. E allora vai giù a bere il latte? Che buono il popcorn. No, i popcorn, smettila con i popcorn. Guardate. Vai a chiedere al papà se fa il latte buono, dai. Adesso arrivo anch'io. Non toccare niente, vai giù diretto. No. Sì. No. Non ascolti niente, sei una peste. E vi stavo appunto dicendo... ho visto un post di una ragazza, commentato tantissimo,
che aveva il problema di capelli grassi, cioè che dopo un giorno doveva lavarli, e le consigliavano di fare una maschera con l'argilla e poi di lavare normalmente, oppure di mettere un po' di argilla nello shampoo diluito e lavarli così e poi risciacquarli. Quindi io sto provando a fare sta cosa, effettivamente ho fatto la maschera una sola volta e i capelli mi sono durati puliti un giorno in più, e io li lavo ogni 2-3 giorni adesso, poi andando in palestra, quando vado in palestra li lavo ogni altro giorno praticamente, quindi non li lavo ogni 2-3 giorni, li lavo ogni 2 giorni, perché vado in palestra il lunedì, martedì no, il mercoledì, il giovedì no, il venerdì e il sabato, tranne oggi, va bene. Non sono stanca, ho fatto le pulizie tutto il pomeriggio, ho pulito solo 2 stanze. Adesso devo finire di mettermi il pigiama e tutto quanto e andare giù a centro della lavatrice. Ma vi stavo dicendo, ho finito di dirvelo. Insomma, le consigliavano questa cosa per i capelli grassi, ho fatto la maschera 2 giorni fa. Alessandro, la maschera 2 giorni fa, e oggi ho fatto lo shampoo sempre aggiungendo l'argilla, e quindi vediamo. Vabbè ragazze, niente, io chiudo qua perché mi demoralizzo ancora di più a vedermi, e ci vediamo al prossimo video che non so cosa sarà. Ciao. Nuove tagliatelle lineare Barilla, figlia. Che carino fa?